Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Non fate caso al telone verde lì perché devo coprire un po' del disordine nella mia stanza. Comunque, magari un giorno lo userò anche. Comunque, il video di oggi sarà un video in cui vi mostrerò un super acquisto che ho fatto e che vorrei testare con voi. Allora, sono le Prismacolor. Per chi non le conoscesse, le Prismacolor sono delle matite colorate, ok? Scusate se sentite rumori strani, sono i topi. Le Prismacolor sono delle matite colorate che, se siete degli amanti del disegno a matita, insomma, non potete non averle mai sentite. Tutte le persone che io ho visto che disegnano almeno decentemente hanno queste matite o comunque. Tutti le hanno usate, provate, bla bla bla. Io non le ho mai provate, mai usate. Queste sono 72, è un pacco da 72 matite. Non arrivano in ordine come le ho messe io, che tra l'altro, secondo me, l'ordine non è il massimo, che è l'ordine suggerito dietro la scatola, ma non è ordine per numero di matita. Vedete che qua c'è PC 931, quella dopo è PC 1081. E poi magari quella dopo ancora è più, infatti, PC 932. Non capisco perché certe vengano prima, altre dopo. E poi ecco il terzo. Sono 72 tutte queste matite. Quindi vedete che solo questo comparto, ok, ha tutte le matite che possono servire per fare il colore della pelle, ok? Bene. Io adesso però vorrei provarle appunto con voi perché non le ho mai usate. Il mio grado di misurazione sono le Giotto e le Crayola, quindi ragazzi, proviamole perché allora disegnerei un volto piccolino giusto per capirsi. Fermi un attimo, pausa. Ok, ho disegnato molto velocemente tre volti che adesso andremo a distinguere. Allora, queste saranno le Giotto. Ok, lo coloriamo con le Giotto. Questo con le Prismacolor. E questo qui invece con le Crayola. Allora, da cosa inizierei io? Dalle Giotto, che magari sono quelle che ho usato di più in tutta la mia carriera youtubica, ok? E anche nella mia vita in generale, credo. Allora, vado a fare tutto con questo colore che è un rosa per la pelle, ok? Che non c'è neanche scritto che colore è. Stavo cercando, ma non c'è scritto. E poi al massimo andremo a fare eventuali sfumature di colore, ok? Ho dato una prima stesura della pelle. Adesso vado con un colore un pelo più, sempre color pelle, ma un pelo più sull'arancione, un po' più scuro. E vado a scurire magari quelle zone che normalmente sono in ombra. Adesso prendiamo un colore per le labbra. Passiamo alle Crayola. Allora, sentiamo già che questa è molto più dura come matita e comunque il colore non è esattamente lo stesso, è un pelo più sul grigio, come un po' più olivastro. Adesso con questo qui invece, come abbiamo fatto prima, Dio santo, mi mangio le parole che a metà basta, andiamo a fare quei punti che sarebbero dovuti essere stati un po' più scuri. In realtà qua lo fa un pelo più arancione. Non lo fa più scuro, ma lo fa più arancio. E ci siamo circa. Adesso passiamo alle Prismacolor, che stiamo aspettando. Perché mi sento come se dovessi sentire qualcosa di tipo un potere immenso nelle mie mani, ma non sento niente. Allora, devo dire che il colore si attiene a quello del dorso della matita perché normalmente non è così. Ok, allora per quanto riguarda la stesa, sono abbastanza durette come le Crayola, probabilmente di più, come fossero gessose, una sorta di. Non come queste che sembra un po' più burro, come più pastello a cera. Queste sono un po' più dure, insomma, più sì, gessose. Legnose, mi da dire. Ok, passiamo su tutto. Poi passiamo con questo.
che è, dovrebbe essere quello un po' più scuro, e passiamo sopra. Ok, devo dire già che il mischiamento, il fatto, la mischiatura mi piace, perché non è così netta come qua, ok? Sanno un odore di casa di montagna, come di rifugio per queste matite, vi giuro. Ok, un po' di arancio. Qual è il nero? Questo qui. Lo leggiamo, cos'è? Dark Amber. Oh oh. Bene, io faccio finta che sia nero, non lo so. Allora, e adesso andiamo a fare appunto la differenza di sfumatura, come schiaccio. Poi vado scemando. Ecco, già qua schiacciando e scemando la differenza c'è. Forse è anche colpa mia, probabilmente, non lo so. Però mi è venuto molto più naturale schiacciare e scemare. Scemare. Ok, e poi con questo viola schiaccio e vado un po' più. Sto già facendo la sovrapposizione di colori. Ok, adesso risovrappongo senza schiacciare qua. Ok, qui magari schiaccio un po' di più e poi vado a prendere il bianco e vediamo un po' cosa viene fuori. Allora andiamo schiacciando qui. Qui sempre si schiaccia col bianco, non si scema. Ok, allora voi vedete differenze nette tra le cose. Allora io direi che qua si sfuma i colori, il fatto che siano molte più tonalità di colore ci rende il lavoro più semplice. Ok, il fatto che la matita sia più gessosa, magari un po' più dura, ecco, rispetto magari alle Giotto e anche rispetto alle Crayola, perché comunque è un po' è più, la sento più legnosa, più dura quando la uso, il colore si stende probabilmente meglio, nel senso che copre meglio i buchi. Poi il fatto che ci siano molte più tonalità rende il lavoro più semplice, nel senso che è più facile trovare il colore adatto da accostare. Per quanto riguarda poi la mescolatura, a me non sembra ci sia granché di differenza. Allora, qui le Giotto possiamo vedere che ti è venuto fuori un bel pastrocchio, in realtà con le Crayola è venuto un po' meglio forse, cioè vedete che qui, però anche dipende anche da come impugniamo noi le matite. Io penso che non sia merito delle matite se è un bel disegno, ma merito nostro se ci impegniamo. Ovviamente le matite possono aiutare, la marca può essere d'aiuto, comunque di differenza di prezzo non ce n'è tanta. Forse ho beccato io lo sconto buono, perché su Amazon questo pacco da 72 costa sui 34 euro, mi sembra, mentre le Giotto, che io l'ho comprato un bel pezzo fa, il pacco da 30 qualcosa matite costava 18 euro, quindi la metà. Però è anche vero che le matite invece da il pacco di matite delle Prismacolor dà molte più matite, dà molte più sfumature, ovviamente costa di più, ma proprio in proporzione, cioè io ho beccato l'offerta, quella da 72 matite che costava 34, però in realtà era l'unica offerta, perché le altre costavano già sopra i 40-50 euro, sempre 72, quindi non saprei dirvi esattamente, cioè era l'offerta insomma che abbassava il prezzo, però ecco, sarebbero un pelino costose. Però anche le Giotto in realtà, cioè 18 euro, io mi ricordo che ho pagato, sì, 18 euro per un pacco da una trentina di matite, mentre le Crayola sono nettamente più economiche che un pacco da questo che ho io, 50 matite, costava appena 10 euro. Ma neanche dice, sì, 9 qualcosa comunque. Quindi direi che cioè dipende poi cosa ci fate voi. Se volete farvi un bel regalo, compratevi
le Prismacolor, se volete fatevele regalare piuttosto. Però ecco, sinceramente, non è merito delle matite, secondo me è merito vostro se viene un bel disegno. Però ecco, le Prismacolor si sfumano bene e hanno molte tonalità, cosa che magari non si trova molto in giro, però ecco, insomma. Ah, una cosa che volevo dire anche è che la vera differenza si noterà quando farò un vero ritratto, quindi seguitemi su Instagram, mi raccomando, per vedere tutti i miei disegni. Se non avete Instagram, invece, seguitemi su Facebook, i post che metto su Instagram li metto poi anche su Facebook. Ditemi voi invece cosa ne pensate, voi le avete provate? Cosa ne pensate esattamente io? Vi ho detto il mio giudizio. Comunque, mi sembra di avere una bacchetta magica in mano, non so come mai, forse solo per la fama che hanno, però ecco, non lo so. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se voi notate nette differenze nei disegni che ho appena fatto, se voi personalmente li avete e avete fatto cose grandiose che secondo voi con delle altre matite non avreste fatto, che comunque notate nettamente la differenza e che sentite che avete un magico potere. Va bene, io vi ringrazio di aver guardato questo video. Se vi è piaciuto, mettete mi piace e lasciatemi un bel commento, mi raccomando, dicendomi cosa ne pensate. Condividetelo con i vostri amici, soprattutto se sapete che hanno qualche acquisto in mente. E sappiate che non è sponsorizzato questo video da nessuno, quindi abbiate pazienza, io faccio queste cose per puro piacere di farlo e per pura informazione. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo nel prossimo video. Un bacione a tutti.